Finché l'umanità non si rende conto che escludendo Dio dalla società, l'uomo non ha alcuna speranza, la società umana intera non ha alcuna speranza e continuerà a brancolare nelle tenebre. Non vi può dunque essere vero progresso senza etica, non vi potrà mai essere giustizia sociale e pace senza considerare la legge morale presente nei nostri cuori, posta dallo stesso Creatore. È del tutto inutile quindi denunciare gli attuali dittatori senza anima, promotori di una cultura di morte, di una cultura dello scarto, dell'egoismo, della vuotezza, se non ci si apre ad una cultura della vita che promuova il bene, la giustizia e i diritti di chi non ha voce. Dunque, se una società non difende il diritto alla vita, dal grembo materno alla sua morte naturale, questa società è ovviamente destinata a perire miseramente nel fango del proprio peccato perverso e diabolico. Il vero cambiamento, dunque, deve avvenire per forza interiormente, per potersi estendere ad una società più vivibile, più giusta, più equa e più umana.